Buongiorno a tutte, ciao, come state? Spero bene. Allora, nuovo video vlog oggi. Dunque, allora, sono un bel po' di giorni che non registro e finalmente sto riprendendo ruota libera a registrare. Allora, premetto già che questo video lo voglio registrare da tempo e tempo, ma non sono riuscita a registrarlo per via dell'influenza, cioè del raffreddore. E quindi alla fine sto registrando oggi stesso. Forse riuscirò a registrarlo più giorni questo video. Quindi vedrete domenica, lunedì, martedì e forse anche mercoledì, non lo so, vediamo. Non è dato sapersi niente perché appunto questo video è fatto un po' a così come viene viene e quindi non vorrei che man mano che passano i giorni nella registrazione di video, di questi videoclip che passano su questo vlog, fossero capiti un po' male. Quindi cercherò di essere più dettagliata possibile senza essere troppo confusa. Almeno cerco di. Non voglio promettere niente, ma non voglio neanche illudervi. Quindi vediamo un po' cosa riesco a farvi vedere nei video, in questo video vlog. Allora, prima di tutto, stamattina non mi trucco perché tanto, anche se sto già un po' meglio, diciamo, la fase influenza sta quasi passando, più o meno, perché allora, la tosse ieri non ne voleva sapere di andarsene via. Ieri ho preso un sacco di antibiotici e cose varie, anche sciroppo, perché lo sciroppo andava preso. Ho preso un bel bronchenolo. Speriamo che la tosse stia facendo il suo seguito di andarsene via quel paese. Però almeno così mi libero di tutto. Sperando che durante questi videoclip non venga un colpo di tosse, se no. Vabbè, lasciamo perdere. Perché è da un bel po' di tempo che mi sta affliggendo questa tosse, che mi sta mettendo veramente KO. Quindi spero bene perché non mi piacciono queste continui andare e venire della tosse. Sono appunto tra tosse e starnuti e più che ne mette. Quindi vabbè. Poi stamattina non vogliamo parlarne di quello che mi è successo, continue eruzioni di tosse e mocce, vabbè, lasciamo perdere. Lo so, non è bello da dire, ragazzi, ma è la verità, ragazzi, sono stata poco bene, poi un po' di mal di stomaco e quello, vabbè. Ci siamo capiti, sono stata poco bene in questo ultimo periodo. Comunque, spero voi che stiate bene, voi e le vostre famiglie, amiche mie youtuber e youtuber, amici miei e youtuber. Io invece potete ben capire da come sto parlando che ora sto un po' meglio, speriamo che continuo così e speriamo che riesco a andare avanti nel bene possibile. Comunque, se mi sentite un po' intartagliata parlando è per questo motivo, perché sono stata poco bene, appunto. Ma piano piano riprenderò a essere più spigliata, almeno si spera, perché io spigliata loro all'inizio, poi mi sono un po' persa, un po' per i troppi. Poi troppi. Come posso spiegarmi? Sì, perché ragazze, era per il semplice motivo che non voglio stare qui a parlare, non è qui la sede giusta per parlare di cosa mi è successo. Capirete bene un po' perché c'è gente che qua su YouTube non si fa gli affari suoi, ha sempre da dire brutte cose su di me. Io non parlo della gente che non mi conosce solo, ma parlo. Non parlo degli iscritti, parlo degli haters. Voi direte, ma quelli ci sono sempre stati. Sì, lo so. Ma se non mi conoscete bene, se non sapete nulla della mia famiglia, che vi mettete a parlare male di me, a dire che io vivo alle spalle di un'anziana? Non è vero nulla. Poi non posso lavorare, come l'ho detto che non posso lavorare. Se no, se vi credete che se non l'avrei fatto non sarei andata a lavorare, non posso farlo. Punto e basta. Comunque, chiusa e aperta e chiusa parentesi, io sto proprio
questo discorso, perché tanto non capiranno mai quelli che parlano tanto per aprire la bocca o scrivono sulla tastiera tanto perché hanno le manacce loro del cavolo, quindi vabbè, nulla. Niente ragazze, adesso io vado e cerco di fare altre cose. Non lo so ancora cosa voglio fare, vediamo un po'. Mi sa che io stoppo e ci vediamo dopo, dai. Allora, mi stava venendo, per il momento non ho niente da fare, mi stava venendo in mente, scusate, che non ho niente da fare per il momento, però avevo voglia di parlare un po' con voi, quindi posso proseguire l'argomento del videoblog, sperando che non devo fare altre cose, ma se in ogni caso dovessi fare altre cose, metto qualche videoclip nel momento in cui sto facendo quello che devo appunto realizzare questo video. Cioè, qualsiasi cosa faccio la metterò qua su YouTube e poi faccio qualche diretta su Instagram senza promettere niente, perché poi sono sempre quella che dice e poi non fa mai nulla, perché per il proprio spazio suo, cioè non so come dire, scusate il gioco di parole, per il proprio, come ci siamo capiti, per avere un po' di spazio sui social, tipo Instagram, TikTok, eccetera. Comunque, allora, stamattina il tempo non è il massimo perché c'è come si può dire, un grigio allucinante. Non so come spiegarvelo. Se ve lo faccio vedere, mi tocca staccare la telecamera e a me non mi va, però. Spiegandovelo in parole povere, sì, non è il massimo la giornata. È abbastanza nuvolosa, c'è un po' di venticello. Non so spiegarti a quanto sia il venticello, ma non penso che sia così fastidioso, non lo so. Comunque, un po', cioè, non c'è tutto sto freddo, ma non c'è neanche tutto questo caldo. Si sta leggermente benino, diciamo, tra virgolette. Cioè, non posso uscire perché non è giornata di uscire, premettendo anche che ancora sono in guia di guarigione, sono ancora come posso spiegarmi? Sì, sono ancora con queste cose qui di raffreddore, eccetera. Non so come spiegarmi. Comunque, spero che mi abbiate capito. Sì, sono ancora con queste cose qui in mezzo al mare del raffreddore. Ancora ce n'è ancora per un bel po'. Chissà per quanto sarà. Ma spero piano piano di guarire. Non vi preoccupate che prima o poi ce la farà guarire. Non sarà in eterno sul raffreddore, almeno spero. A parte le stupidate che sto dicendo, ma è la verità, è così. Comunque, ragazze e ragazzi, nel frattempo mi vedete qua nella mia bella postazione trucco, dietro quadri e cose varie, ovvero quadri della mia famiglia. Quella lì piccolina sono io. Quello lì, scusate, è mio padre, di là è mia madre, quella sono io in braccio a mio padre, di là lo stesso è mia madre, come in braccio, e questa qui è mia madre quando era in come si chiama? In bicicletta, sì, esatto, questa qua. E nulla, vabbè, tutti i ricordi di famiglia sono tutti questi. Questo è il quadro della Madonna, sì, e vabbè, è nulla. E questo qua è il mio lettuccio, come potete ben vedere. Questi sono una fila di libri più due scatoline del telefonini che ho e più un altro libro sopra, vabbè. Fesserie, tanto per dirvi cosa tutto c'ho dietro lo sfondo, perché ogni tanto mi va di leggere qualcosa da sto libro. Si chiama La damigella d'onore, lo sto continuando a leggere. Sì, la so, vi avverto che sono lenta come una lumaca a leggere libri, però mi piace leggere, diciamo che mi sto riappassionando di nuovo a leggere qualcosina. Non leggo sempre perché sono una gran pigrona, lo ammetto, sono pigra a leggere, però mi piace leggere, diciamoci la verità. Non leggo libri di fantascienza troppo pesanti, già vi avverto, perché quelli là mi fanno un po', sono un po', come si dice, avete capito, caga sotto, quindi meglio di no. Sì, sono un po' fifona, diciamoci la verità, sono fifona, quindi no, non se ne parla nemmeno. Vabbè,
Anche quando mi chiedete, tu guardi video tipo quelli di paura, cioè paranormale, quelli ho smesso da una vita di guardarli, perché anche quelli mi fanno un po' di senso, devo dire la verità, mi inquietano un po', quindi ho smesso da un bel pezzo di guardarli. Sì, è vero, a uno solo che è iscritta ancora a un canale paranormale, che non mi ricordo manco il titolo di quel canale, però è sempre lui, lo stesso, è sempre lui, sempre lui. Cosa dico sempre lui se non so manco il nome? Vabbè, sono strana io. Vabbè, comunque non importa, è un canale che conoscete anche voi, che mi pare che gli ha fatto pubblicità parecchie volte, spesso e volentieri, il canale di Giuseppe Conte? No, come si chiama? Che cavolo sto dicendo? Conte Montefiore? Non mi ricordo, comunque, sto dicendo un sacco di fesserie, non me ne vogliate, ma l'influenza mi ha fatto un po' di uscire per di testa, vabbè. Niente, non mi ricordo il canale di cui sto parlando. È un canale. Vabbè, sto zitta, va che è meglio. Comunque, oggi cosa ho in mente di fare? Tanto per dirvene una, oggi ho in mente di. Sappiate che non taglio io questo video. Non lo taglio, lo lascio così com'è questo videoblog. Perché lo voglio lasciare libero per com'è. Perché non mi va di tagliarlo. Se dovessi tagliare qualche pezzo lo vedrete, se no lo lascio libero com'è. Comunque, vi stavo dicendo, ragazze mie, che. Ho in mente di fare tanti altri video inerente alla skincare e non solo anche il trucco, perché da un bel po' di tempo che non tocco una palette e ho in mente di fare tanti trucchi. Non dico truccare proprio il viso vero e proprio, perché tanto non c'è molta, come dire, molti furuncoli, molti brufoli e via dicendo, perché non ho mangiato molte schifezze quest'anno, come si suol dire, anche in questo periodo, quindi non toccherò molto il viso, solo una pena di trucco sugli occhi, trucco occhi, forse farò un po' di cat eyes, tipo occhi di gatta, come li chiama Clio, oppure un po' di sfumatura agli angoli degli occhi, un po' qua da questa parte, come vedete qui sopra. Null'altro, un po' di matita e riga eyeliner, mascara, queste robe così, null'altro, perché ragazze, tanto se esco fuori di casa quando sarò bella guarita e tutto quanto, non è che mi devo imbellettare il viso, anche perché non avrebbe senso mettere un po' di fondotinta, blush, eccetera, sul viso. Tanto con la maschera che ci vede? Nessuno. A parte gli occhi, che se mettiamo un po' di riga eyeliner nell'occhio va bene, un po' di ombretto sull'occhio, mascara, eccetera, ok. Lì sì, ci vedono, ma dico, se mettiamo la maschera non ci vede nessuno. Ecco, punto, basta. E nulla, ragazze, per adesso cosa volevo dirvi? Ho ripristinato un po' di roba qua sulla postazione trucco, perché volevo cambiare un po' di cose nella postazione. Allora, ho messo questa qua. Che cosa voi direte? Cos'è quella? Qua ho messo un porta matite più rossetti, un piegaciglio che tanto non utilizzo più, ma non si sa mai, magari posso anche cambiarlo. Forse no, vediamo un po', vediamo. Poi qua ho messo un altro portatrucchi, ovvero portatrucchi, più che altro un cestino con del pen. Allora, fondotinta, un tubetto di fondotinta, uno specchietto, sto guardando qua sotto perché qua ho tutta la roba per truccarmi. Ho cambiato, come vi sto appena dicendo, ho cambiato appunto tutta la gestione di come mi devo truccare, anche al reparto profumi e così via. Così via sarebbe per dire tra profumi, bagnoschiuma, maschere viso, che ne so, anche struccanti, acqua termale per fissare il trucco, anche un po' di roba per le labbra, cioè burro cacao, balsamo labbra, rossetti e non solo, anche roba per il. Come si chiama quella.
crema antietà, sì, per le macchie sarebbe quella prova di macchie, così almeno che se c'è qualche macchina sul viso, casomai se se ne va via è meglio. Sto parlando di Eucerin, ce l'ho da questa parte. Questa è Eucerin, vedete? Questa qua è un'antimacchie. Questa è Dual Serum. Dovrebbe più che meno aiutare contro le macchie. Vediamo un po' se fa qualcosa o meno. Poi qua c'è un burro cacao della Yves Rocher, che mi pare che l'ho terminato, ma non ne compro altri perché al momento devo finire quello della i bio provenziali, provenzali, scusate. E poi qua c'è un bagnoschiuma, mini bagnoschiuma omaggio che mi hanno regalato a sapone e profumi. Più qua c'è un mini bagnoschiuma della Yves Rocher. E poi c'è una Royal Beauty Mask Viso, sempre quella in tubetto da applicare in una posa di qualche minuto. Adesso leggo di quant'è. Allora, maschera viso al cocco, infatti, eccola qua, ve la faccio pure vedere. La posa di quant'è? Non lo dice neanche. È scritto in inglese, può essere. Ah, 15-20 minuti addirittura. Quindi io aspetterò anche meno di 15 minuti, perché non mi fido e potrebbe essere rischioso. Cioè, io c'ho una pelle che, per carità, voi direte, allora che cavolo te l'hai presa a fare con la maschera? È vero, avete ragione, potevo anche evitare di prenderla, ma ribadisco, ci tengo a ripetere che non l'ho comprata, ma mi è stata regalata. Vabbè, oramai la utilizzerò semmai sulle mani o anche su, perché no, no, sulle mani non avrebbe senso, sui piedi, perché sul viso non mi fido. Potrei anche fare un goccio qui per vedere se fa reazione, ma non lo so, ragazze, perché io vado a nozze, guardate, ragazze mie, vado a nozze con le maschere Hydra Bomb Skin Active della Garnier, ovvero quelle in tessuto, ma quelle in crema ho un pro un contro, perché dato l'allergia che ho avuto a certi prodotti cosmetici non mi fido granché, quindi preferisco andare sul sicuro, che è meglio, quindi meglio di no. Comunque, vi stavo a dire, allora aspettate che vi sposto questo pezzo qua della mia postazione trucco. Allora, qui vedete cosa tutto ciò. Allora, vi elenco tutto da capo cosa c'ho. Uno specchietto, poi eccolo qua, un mascara, poi che è quasi terminato perché non ce ne sta più, poi una fondotinta da SPF. Cos'è questo? Ah, è pure tedesco, quindi non lo conosco, non so proprio perché ce l'ho ancora, non lo sto utilizzando. Ah, è un parafarmaco uso umano da farmacia, però io questo non lo conosco, quindi l'italiano manco a parlarne. 50 ml di prodotto per un paio di 6 mesi, e io questo prodotto non, mi sa che va a finire che non lo utilizzerò mai, vabbè. Poi, cos'altro c'è? Una crema mani, un correttore che ho terminato da un bel pezzo, non so perché ce l'ho ancora qui, un fondotinta della Maybelline New York, della Dream Sand Liquid, vabbè, fondotinta, siero, idratante, maquillage, siero, vabbè, SPF 13, 40, Sun Beige. Questo fondotinta qua era perfetto, ma non so se lo trovo ancora in circolazione. Poi qua c'ho uno smaltino che non so se è ancora buono, ma penso che sia proprio, sì, è terminato, è terminato. Ed era questo, ah, un campione, era questo un campione vietato alla vendita. Quando è scritto così vuol dire che mi è stato omaggiato. Ok, d'accordo, va bene. Un altro correttore della... Ma perché ho messo tutte queste robe se le ho terminate? Boh, forse per farvi vedere che le devo recensire, può darsi, non ne ho idea. Penso proprio di sì. Alcune però non le ho terminate. Allora, ho terminato questo, e cosa dire di questo? Mi ci sono trovata abbastanza bene, molto buono, e fa un'ottima stesura. Se si dice così? Sì, vabbè, si stende bene, diciamo la verità. Si stende bene.
e rimane, non rimane tutto il giorno, ma alla fine del giorno quasi. Cosa vuol dire quasi? Che è ok, che mi piace perché copre bene le occhiaie. Ovviamente va applicato picchiettando, come so dire, come per tutto il resto dei correttori. Poi la matita è questa qui. Cos'è questa matita? Ah, di AliExpress, che tra l'altro mi sa che non è più buona. No, non ha più un bell'odore, quindi è da gettare, però ha fatto il suo buon tempo. Quella lava piuttosto bene. Adesso non mi ricordo se... Ah, sì, è per le labbra, esatto. Non mi ricordavo se fosse per occhi, ma non penso, quindi è per le labbra, ok. E il resto, qua cosa c'ho? Ah, un pettinino, vedete, pettinino per le sopracciglia. Un altro burro cacao labbra. Mamma mia, quanta roba che ho qua dentro. Un burro cacao labbra alla ciliegia, cerise, vedete, di brochet. Adesso sono pronta anche a mettermi. E niente, e tocca qui. In diretta con voi, sperando che non sia ancora, no, sperando che sia ancora valido, volevo dire, scusate. E anche questa è un po' in profumazione, ha una buona profumazione e è valido, mi piace. Quindi questo lo metto qua sopra, qua, vedete? Qua. Ricordatevelo anche voi che l'ho messo qui dentro, in questo bicchiere, che qua dentro cosa c'era? L'uovo di Pasqua degli anni passati. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Io ogni volta che prendo un prodotto dall'uovo di Pasqua lo riciclo per farci un porta qualsiasi cosa, cioè porta qualsiasi, un porta di quello che ci faccio, quello che ci voglio io con questo, tipo un porta pennelli, un porta trucco, qualsiasi cosa ci metto, anche un porta gioielli, tipo porta penne, quello che mi pare a me, ragazze. Ogni volta che mi viene in mano un qualche cosa dell'uovo di Pasqua, ovviamente o lo riciclo o lo riciclo. Ne faccio ciò che mi pare a me. Certo, anche per quanto riguarda le cose che non mi piacciono, tipo i cosmetici, se a me non mi vanno o non mi piacciono, li passo a mia nonna. O se sono ancora chiusi, li passo ai miei zii o alle mie cugine. Perché mi sembra giusto così. Siccome che io non mi basto solo io, ma devo anche passare agli altri, se non ce la faccio a usare tutto io. Quindi, giusto che, vabbè, potrei anche fare un premium palio per voi, cioè un giveaway, ma non lo posso fare. E quindi, dimmi a cosa preferisco, anche perché non è legale fare giveaway, a quanto ho capito. E quindi, preferisco di più regalare le cose a chi veramente ne ha bisogno. È vero che voi vorreste un regalo, ma in questo caso mi tocca aprire qualcosa su Instagram per regalare qualcosa, quindi per regalare qualche prodotto a voi, quindi non so se è il caso. Non, allora ragazzi, io voglio essere onesta, preferisco io regalare a chi posso regalare che non spedire, perché poi non si sa dove vanno a finire i prodotti, perché ho scoperto che certe persone aprono i pacchi o i postini o i corrieri, quindi state attenti quando vi arriverà a casa che i prodotti siano ben sigillati, perché è capitato un paio di volte con me la stessa identica cosa. Non vorrei mai che quando uno vi spedisce, uno youtuber o qualsiasi altra utente di internet, vi spedisce qualche cosa a voi per farvi regalo, un pensiero, qualche le, che vi arriva il prodotto già aperto o via dicendo, via discorrendo. Quindi state attente o attenti in ogni caso. Comunque, ragazze, allora, qua dentro ho messo altri prodotti. Oddio, mi sta già uscendo tutto, vabbè. Allora, qua dentro ho messo altri prodotti, tipo mascara, correttore, matite per, come dire, per sopracciglia, pettinino, che adesso non so dove l'ho messo. Ah, eccolo qua il pettinino, se riesco a farlo uscire. Pettinino, vedete? Poi gel fissante per non fare afflosciare le sopracciglia,
Poi, ovviamente, come stavo dicendo prima, il mascara. Il blush che lo devo ancora terminare, sono agli sgoccioli, però lo voglio terminare. Poi un lucidalabbra no, più che altro una sorta di, come dire, baby lipstick, cos'è questo? Ah, tinta labbra, che poi anche con l'olio va via lo stesso, perché tanto va via ai lati, cioè. Se voi mangiate un troppo d'olio, in modo proprio, se siete maldestri come me, ve ne va via da questa parte, quindi vabbè, non è importante. Però questa qua è una tinta che mi piace, quindi la amo e la continuo ad utilizzare. Poi, cos'altro c'è qua? Ah, questo l'ho già terminato, non so cosa ci fa qua. Lo metterò nei prodotti da recensire e vabbè. Questo è un altro correttore che mi sono trovata bene, ma non benissimo. Perché? Perché non copre come dovrebbe. Non è che io lo tiro, lo picchietto tutto quanto, ma mi fa le occhiaie ancora più grigie di quelle che non ho. Quindi no, bocciato. Non... Voi direte, ma ti è piaciuto oppure no? Allora, mi è piaciuto, ma perché pensavo che fosse un correttore che coprisse all'estremis. Il correttore che copre molto molto bene e non mi fa chiazze né niente, ovvero non mi fa come devo dire? Sì, insomma, mi illumina le occhiaie, ma non me le fa troppo, non mi fa un patacone, come dire. Questo è il correttore che preferisco di più. Mi piace perché copre abbastanza, ma senza farmi le zampe di gallina. Quindi ottimo, mi piace. Quindi l'ho sentito dire anche da Gloria, il canale dell'angolo di Gloria. Sì, esatto. E anche lei, forse lei non si è trovata bene. A lei mi pare che la faccia le pieghe, se non erro. Sì, non mi ricordo. Fammi sentire, fammi capire qua Gloria sotto questo video vlog, man mano che lo pubblico, se fa questo o meno. Comunque, questo correttore è promosso, almeno per me mi piace, da matti lo sto amando. Poi, Cabrow, cos'è questo? No, Pro Artist, micro, 24 ore, precision, sto... No, aspettate, dov'è che... Ah, pennarello per sopracciglia ad alta precisione, scusate, lunga tenuta fino a 24 ore. Allora, questo qua, per carità di Dio, c'è da stendere un velo pietoso, perché non scrive poi, scrive un po', poi c'è da mandarla a quel paese, perché come dicevano le Martinos, il canale delle Martinos, per carità. Io non comprerei mai più un prodotto del genere che fa questo scherzo. Scrive, poi tocca fare così, a scaldarlo tra le mani, tatta, a fare così. No, ragazzi, non ci siamo. Scusa, se devo stare più di non so quanto a fare così, non mi interessa. Meglio piglio una matita, tratteggio le sopracciglia ed è fatto. Non devo stare qui a impazzire per questa penna che non mi scrive. No, non fa. Perché ragazzi, indovinate con cosa mi trovo bene? Con questa matita qua. Perché questa è della Rimmel. In un attimo fate il tratto che volete voi sopraccigliare. Cioè, praticamente mettete a tratteggiare pelo, 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 pelo le vostre sopracciglia. E in un attimo avete risolto il problema. Avete già le sopracciglia belle ridefinite a posto. Più passate questo gel fissante è ok. Se no, se non volete la matita perché le sopracciglia non avete alcun buchetto nelle sopracciglia, cioè non avete le sopracciglia da rifare, mettete un po' di colore alle sopracciglia e siete a posto. Ma io mi tocca ogni mattina risistemarmi le sopracciglia perché da una parte le ho mozzate, quindi mi tocca a riuniformarle, a ridefinirle, quindi è un casino. Mi tocca sempre metterla a posto, va bene, lasciamo perdere, è meglio. Poi qua c'ho un lip gloss che è anche un blush. Qua c'è scritto cosa? Make Up Milano Chicco, che è un 2 in 1, si può sia mettere come balsamo labbra che sia come gloss touch, appunto, lucidalabbra,
lip gloss and blush, tipo come blush appunto. Questo qui, aspettate se ve lo riesco ad aprire perché, vabbè, vedete che bel colore? Non so, mi sembra che non abbia neanche più un bell'odore. Sarà. Io ci starei attenta a ste robe, perché questo quanto mi è durato ce l'ho da un bel po' di mesi, anzi più di qualche mese, anni se non erro, ce l'ho dal... Allora, io ho compiuto... Adesso ne ho 33. C'era dal 2000... Vabbè, non faccio i calcoli perché io in matematica sono una... Avete capito, sì. Sono una schifezza, quindi lasciamo perdere. Però vabbè. 18 grammi più 18 mesi. No, vabbè, ragazze. No, 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 no. Ho già capito che questo prodotto è andato a male, non lo tocco più, ma ve lo recensisco al prossimo video. Adesso non se ne parla, ma al prossimo video sì. E nulla, mi sa che questo video non sa da fare perché potevo farlo anche in pochi giorni, ma alla fine vi sto facendo tutto il video lungo, vabbè. Allora, altra cosa c'è qua? La matita di Rimmel, anche questa Rimmel qua è molto buona. Ma allora il tratto è bello, solo che ogni volta mi scoccia, come dire, a temperarla. Comunque mi piace e ve la consiglio. Se la trovate in offerta, sapone e profumi o anche ad acqua sapone, Tigotà o che dir si voglia, è perfetta, mi piace. Poi, ragazze mie, allora. Qui c'è tutto il mio make-up dove io mi trucco al mattino, tutto lì. Lì nell'altra pochetta dove uso le terre che mi piacciono un botto. Ho anche i blush, ho l'illuminante della Make Up Revolution, quello è spettacolare. Non so, forse ce l'ho qui. Sì, forse ce l'ho qui. Aspetta un secondo. Sì, questo è proprio una morte sua, mi piace troppo. Questo wow è top. Non so, forse vi farà splash un po' anche. Come si dice? Vabbè, vi fa un po' di troppa luce, però veramente wow top. Un illuminante così mai visto in vita mia. A parte scherzi, è troppo bello, wow. Questo è... Si è tutto sporcato. Bellissimo. Questo è un po' di... Non lo vedo più. 12 mesi, molto buono, sì. Ha un colorito, fa un bel glow, effetto luce pazzesca, luce pura. Questo qua l'ho visto anche da Fabiana Lizzi, è ottimo, top, mi piace. Poi, questa terra è lo stesso micidiale. Sì o no? Allora, ragazzole mie, è arrivato il momento dello spuntino mattiniero perché ho un po' di famuccia, ce l'ho. Quindi venite in cucina, non so dov'è, comunque vi porto con me e facciamo uno spuntino, va bene? Dai, andiamo. Allora, eccoci qua, vedo che c'è questa merendina qua, ma anche il cioccolatino, per coccolarmi un po', dato che questa influenza mi ha fatto un po' dannare, vedete? Sono questi. Un po' di questa cortisone, vera, molto buona, questa per le spine. Questa è la mia preferita, troppo buona, mi piace da morire. Allora, l'ho già fatto fuori dal cioccolatino, non so come, no, perché, non vedo che sia questa cosa, comunque sul, mi stavo dicendo, mi ha fatto fuori dal cioccolatino e mi sta andando via, non se ne parlare nemmeno perché
il cioccolatino, ma non ci ha riempito lo stomaco, quindi questa nine no. Allora, quindi adesso possiamo mettere a posto in diretta con voi, perché tanto non la mai. Se vorrei mangiare anche una banana, ma non lo so. Nel frattempo non so cosa sta cucinando mia nonna, però forse del minestrone, che io adoro tanto il minestrone, mi piace un casino. Non so voi, ma fatemi sapere qua sotto i commenti se vi piace il minestrone. A me piace, molto buono. Che buono. Già. Nulla. Me lo immaginavo, ragazzi, sta piovendo, non so voi, ma vedete? Sta piovendo, vedete? Sì, infatti non è giornata da uscire, volevo uscire ma non è a casa, quindi resto a casa e continuiamo col videoblog. Già. E tra l'altro oggi, cos'è oggi? Ah, domenica, domenica 31. Questo video forse lo vedrete subito perché non ho tenuto di pubblicarlo nei giorni a seguire, lo pubblicherò proprio oggi stesso, anche se diverrà un video abbastanza lungo, ma vabbè, fa niente, lo pubblico lo stesso e niente. Qui vedete già è bello, ecco qua. Faccio lo stendino, vabbè, ci siamo capiti, dai, rientro. Allora, ho già mangiato, adesso ho fatto un po' di spuntino mattiniero, si sta facendo pomeridiano, no, non è così, un po' di spuntino mattiniero e nulla, tra poco farò altri video. Come vi avevo accennato, prima farò video, qualche video recensione su skincare, appunto, cioè sulla cura della persona, e poi se riesco dopo mi trucco, perché ho voglia di ritruccare, di fare qualche trucco, non so ancora cosa ne uscirà, però non prometto niente perché poi non riesco a mantenere, come ho appena detto, quindi voglio fare qualche trucco bello. Poi più tardi, se riesco, a fare qualche video ASMR, non è detto, ma ci voglio provare. E per quanto riguarda invece altri video vlog, li farò domani mattina se riesco, perché non dovrei riuscirci, certo che ci riesco, cioè se ho idea di cosa voglio parlare, come ho fatto oggi d'altronde. Allora, oggi è domenica 31, ho detto, sì, esatto, quindi lunedì vedrete un video di pulizia, forse, vediamo, perché è da un bel po' che non ho fatto più video di pulizie, quindi ho intenzione di pubblicare altri video di pulizie. Poi più là farò un video anche di svuota la spesa, sperando di stare bene io e mia nonna, perché ci teniamo a fare video svuota la spesa. So che vi piacciono un mondo e che vi fanno anche tanta compagnia i nostri video unboxing svuota la spesa. Non so se andremo all'Eurospin o al Punto Simpli, penso che andiamo più al Punto Simpli, che adesso non è più Simpli, ma è The Spar, quindi faremo un video The Spar, speriamo bene, perché non è detto, ma io ci provo, e sempre se non siamo troppo stanche, e se non voglio io, ovviamente. Nulla, allora... Ragazze, io adesso vi saluto perché il video sta durando anche troppo, già. Quindi dopo farò qualche video tag, se riesco, anche lì. Tutto se riesco, sempre, io sono sempre quella, tutto se riesco. È ovvio che riuscirò, ma devo trovare anche
l'angolazione giusta dove poter riprodurre questi benedetti video. Allora, video tag, ancora devo munirmi di quadernino e penna per poter scrivere che tipo di video tag voglio fare. E poi qualche video make-up, ovviamente. Anche il video di mettere a posto la mia postazione trucco, perché da un bel po' che non lo faccio, di mettere la postazione trucco a posto e cambiare alcune cosine dei miei trucchi. Cioè, qualcosa l'ho fatta, ma voglio sistemare alcune cose. Quindi vediamo un po' che tipologia posso tirarne fuori sul mio canale YouTube, va bene? Bene, allora, io per adesso vi auguro una buona giornata, una buona vita a buona vita a tutte, aiuto, ce la posso fare. E ci vediamo in un prossimo video, anzi, a dopo, se mi riesci di fare sto video, di caricarlo su YouTube. Bene, sto video non lo taglio perché va bene così per me, non c'è stato nessun impappinamento, almeno credo finora, poi lo guardo come è andata. E basta. Un bacio, mettete like se vi è piaciuto il video, commentate e se vi va, se vi piace questo canale divertente, simpatico e pacato come me, composto, non vi resta che iscrivervi perché è gratuito, potete iscrivervi e attivare la cosiddetta campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento. Ciao! Un bacio, buona domenica a tutte e a dopo, ciao!